Grazie Raffaella, grazie a tutti. Io scusatemi, ma era previsto il mio intervento a un certo orario perché ho una commissione consigliare a Bologna alle 2:30, per cui devo stare molto attenta e arrivarci puntuale. Devo dire che questa mattinata è già stata estremamente interessante perché è entrata assolutamente nel vivo dei problemi principali che abbiamo in questa cultura. Tenendoci però sempre in collegamento con il lato di cosa vuole il consumatore e quali sono anche le opportunità di innovazione per far arrivare il prodotto al consumatore in modo convincente. Questi due aspetti sono entrambi fondamentali perché da un lato dobbiamo tenere conto che il mercato chiede tutta una serie di garanzie, non solo la tracciabilità, la bontà, la dolcezza e tutta una serie di cose che sono state dette tutta la mattina, e che quindi comportano poi in campo un'attenzione estrema a tanti degli aspetti che sono stati trattati, appunto, no? Quindi dalla situazione dei suoli, le varietà, i porti innesti, fino ad arrivare appunto ai trattamenti fitosanitari, alle minacce fitosanitarie a drosofila in testa e come combattere il problema principale delle ciliegie, che è questa questione del cracking. Tutto è molto accomunato dal cambiamento climatico, insomma, no? Torniamo sempre qui. Allora, io cercavo invece di fare delle conclusioni di circostanza, che non è il caso, di fare qualche proposta. A me capita di fare il presidente della rete europea dell'ortofrutta, REFL, che è la rete delle regioni europee, che si occupano di ortofrutta, della quale fanno parte alcune delle principali regioni d'Europa che producono ortofrutta, ma anche le associazioni principali dei produttori. Quindi lì dentro si discutono tutta una serie di cose. Nel momento in cui siamo davanti alla futura PAC, secondo me ci sono dei punti d'attenzione rispetto al quale il lavoro che avviene in questo simposio può dare dei contributi molto importanti. E mi spiego. Sappiamo che nella prossima programmazione i fondi per i programmi Horizon sull'agricoltura verranno raddoppiati e questa è un'ottima notizia. Forse triplicati, perché si sta dicendo che probabilmente si trova anche il modo di aumentare ulteriormente la quota. Questo è estremamente importante e una parte dovrà essere necessariamente finalizzata a tutte queste questioni che hanno a che fare col cambiamento climatico. Però, come vedevo anche dalle domande molto vispe e che poi penso potranno anche continuare dopo il mio intervento, il tema è come fare a diffondere l'innovazione con la rapidità necessaria rispetto al contrasto di tutte queste minacce, no? Allora, nella diffusione dell'innovazione tramite anche i sostegni comunitari, un ruolo centrale ce l'ha l'OCM dell'ortofrutta. Con Aref abbiamo fatto la verifica di cosa sono stati i 20 anni di questo programma di sostegno dell'ortofrutta e abbiamo visto che uno dei risultati maggiori è stato favorire l'aggregazione dell'offerta, che è sempre fondamentale per andare sul mercato con un potere d'acquisto decente, ma è stata fondamentale proprio per introdurre innovazione presso il più ampio numero di aziende agricole possibili. È stata utilizzata molto anche a Vignola, naturalmente, nell'ambito della produzione delle ciliegie, no? Tra le reti antipioggia che sono state messe, ma anche molte altre attività, comprese quelle che hanno a che fare con il fitosanitario. Ebbene, la prossima OCM rimarrà, e pare che rimarrà anche con la necessaria dotazione di quattrini, però forse possiamo cominciare ad andare un po' più in profondità, alla luce insomma, anche degli interventi molto qualificati e molto avanzati che abbiamo visto qui, perché io ho notato che in ogni intervento si parlava di cose sperimentate in campo, no? Cioè, quindi sono tutte prove già fatte, che vanno messe a fattor comune e quindi direi che forse per la nuova OCM potremmo prevedere anche che vengano favorite tutta una serie di operazioni o di manovre che sono ritenute fondamentali per permettere ai settori di resistere anche rispetto al cambiamento climatico. E quindi questo è un primo punto su cui io chiedo anche un contributo che potete dare come simposio alla REFL per portare avanti questo tipo di istanze. Seconda cosa, i partenariati di innovazione. Io credo che, lo dicevo anche prima in apertura, una delle cose più importanti di questo simposio è mettere tutto il mondo a dirsi a che punto siamo con le tecnologie, con le opportunità, con le ricerche, con le modalità di marketing, con tutto quello che gira intorno al mondo della ciliegia. Ecco, questo fare rete e cooperare a livello internazionale io credo che sia la cosa più importante in assoluto, perché
non solo del simposio, ma che ci dovrebbe poi lasciare degli strumenti per fare in modo che le politiche rendano sempre più possibile questo. Allora, da questo punto di vista, io credo che ancora una volta nel partenariato europeo di innovazione ci sia un grandissimo potenziale che forse non stiamo utilizzando del tutto. Io dico sempre che questa regione ha stanziato 50 milioni di euro sull'innovazione in agricoltura ed è la regione d'Italia che ci ha messo largamente più soldi ed è una di quelle che ci si è impegnata di più in Europa. La DG Agri ci ha fatto un encomio perché abbiamo 93 gruppi operativi di innovazione e 51 progetti di innovazione in filiera e probabilmente coi bandi che faremo arriveremo a fare altri 100 gruppi operativi di innovazione sulle più varie questioni, ovviamente ce ne sono molti anche che riguardano l'ortofrutta. A quello che abbiamo fatto noi si uniscono i progetti del Porfesr, che in parte sono anche visti in qualche slide citati. Ora, voi capite che qui c'è una ricchezza di conoscenza solo in una regione e dato che questi progetti vengono in realtà attuati da tutte le regioni europee, io credo che ci sia una capacità e un'espressione di ricerca che esiste già da questo punto di vista contemporaneamente in Europa che dobbiamo mettere a sistema e a fattor comune, favorendo anche delle discussioni tematiche tipo una sulla ciliegia, una sulla pesca, una sul kiwi o quello che volete, per fare in modo di capire con quello che è già stato fatto in Europa che cosa siamo in grado di fare e di andare poi magari a inserire nelle OCM e rendere possibile per farlo planare immediatamente in casa degli agricoltori. Da ultimo c'è il grande tema, ma su questo mi dilungo poco perché tanto chi mi conosce sa che lo dico sempre, ma è un tema che vale a livello europeo, di catene del valore che siano da un lato più trasparenti e integrate, quindi più strette possibile con il minor numero di passaggi intermedi, ma soprattutto che riconoscano il giusto valore all'agricoltore. Guardate, questo fatto che dobbiamo produrre più cibo perché saremo 9 miliardi di persone e nel frattempo c'è il cambiamento climatico comporta che da un lato non si può disinvestire in agricoltura, ma dall'altro bisogna essere piuttosto veloci a fare in modo che l'agricoltura cambi e utilizzi tutte le conoscenze e tutte le tecnologie possibili. Questa cosa secondo me è possibile solo se riusciamo a produrre questo grado di integrazione che all'interno della rete europea di ricerca, l'EIP, probabilmente è possibile ottenere, ma forse lo dobbiamo sistematizzare e tematizzare. Quindi questo è uno dei punti su cui io credo, anche avendo ascoltato le discussioni di questa mattina, si possano fare concretamente dei passi avanti fin da subito, rendendo questo convegno insomma una delle prete miliari anche per cercare di indirizzare la futura politica agricola comune. E all'assessore Caselli.